Questa mattina presso il Tribunale di Campobasso si è svolta la prima udienza per Copo Florio, abuso di incarichi d'ufficio, questo è il reato che l'accusa avrebbe destinato all'ex manager Asrem, Angelo Percopo, al legale interno Fabio Cofelice e agli ex dirigenti Asrem, Gianfranca Testa e Giancarlo Paglione. Secondo l'accusa, Percopo avrebbe affidato incarichi di competenza esterna ad un legale interno alla società sanitaria, operando contro la legge e risparmiando un'ingente somma di denaro. La richiesta del pubblico ministero era pesantissima, era 2 anni di reclusione per il mio assistito, l'ex direttore generale Angelo Percopo, e per gli altri, come lei diceva. Il collegio ha ritenuto assolutamente che non vi fossero i presupposti perché si potesse giungere ad una condanna, anzi, al contrario, ha ritenuto che c'è stata una gestione di buon governo, cioè affidando l'incarico al responsabile legale dell'ASREM si è avuto anche sicuramente un risparmio in quelle che sono state le competenze, tra parentesi e limiti posso sottolineare, liquidate allo stesso legale, il quale legale, tra parentesi, è stato retribuito dalle controparti nei confronti dei quali ha vinto la causa. Quindi un buon governo sotto tutti gli aspetti. Dunque il Tribunale, annullando la richiesta di esaminare i mezzi di prova perché ritenuti superflui, ha pronunciato la sentenza. In realtà oggi è stata un'udienza, diciamo, anomala, che neanche ci aspettavamo in realtà, volendo essere sinceri, perché noi avevamo un'udienza, una prima udienza per la quale c'era una richiesta da parte di tutti delle istruttorie, quindi dei testi e del deposito dei documenti utili al processo, ma per le prossime. Il collegio invece ha ritenuto superfluo acquisire le testimonianze, in quanto dalla documentazione che poi ha acquisito nel fascicolo del dibattimento potesse decidere così come allo stato degli atti ha fatto. Riteneva già matura la causa, siamo stati invitati a rassegnare tutti quanti le conclusioni, cosa che abbiamo fatto, e è finita come abbiamo detto.